Buongiorno ragazzi, eccomi qui dopo un bel po' di tempo a proporvi un bel video posturale e di stretching. Diciamo che ultimamente mi sono focalizzata molto nel fare video di allenamento, video di circuiti, quindi di esercizi per dimagrire, tonificare, ma sapete quanto per me sia importante lo stretching e la postura. Per cui adesso vi propongo dalla mia casetta un bel video di una sequenza di stretching che puoi fare tranquillamente anche ogni giorno a casa, quindi ti servirà veramente un tappetino o comunque anche non so, il tappeto di casa va benissimo. E questo tipo di stretching andrà benissimo per sciogliere le gambe e i polpacci, perché diciamo che in questo periodo, con un po' di caldo, magari si sente di più, insomma, l'esigenza di andare ad allungare un po' la muscolatura. Infatti, come prima cosa in assoluto, io ti consiglio quindi di bere sufficiente quantità d'acqua, almeno 2 litri al giorno, ma almeno, perché il tuo corpo, anche se non te ne accorgi, suda e quindi i liquidi evaporano, ok? Anche solo con la respirazione, quindi con appunto il sudore, quindi hai bisogno di acqua, soprattutto in questo periodo molto caldo. Poi magari integra con dei sali minerali, quindi magnesio e potassio vanno benissimo, e poi appunto cerca di detensionare la muscolatura il più possibile, va bene? Quindi adesso vedremo un circuitino veramente facile facile. Io vado un po' veloce, ma tu cerca di fare almeno 30-40 secondi per ogni singolo esercizio. Abbina sempre la respirazione diaframmatica, quindi respirazione di pancia, quindi inspiro con il naso, fuori aria a bocca aperta, in modo da ossigenare, oltre chiaramente ai tuoi polmoni, ma tutti i muscoli, e quindi li vai bene ad allungare, li aiuti proprio a diciamo ad ossigenarsi, ecco appunto, e quindi a distendersi e rilassarsi, eh? Allora, partiamo con il primo esercizio. Andiamo a metterci con le gambe bene distese, il piede è a martello. Da qui inspiro e cerco di andare a scendere in avanti. Fai attenzione che non è una discesa verso il basso così, ok? Ma è una discesa in avanti, come se qualcuno mi stesse tirando per le braccia. Mi raccomando, fuori aria, cerco di allungarmi, quindi non avere fretta. Inspiro e allungo, quindi cerco di allungarmi sempre un filino in più ogni volta che butto fuori l'aria. A questo punto poi andiamo a flettere un po' le gambe, prendiamo la pianta del piede, quindi diciamo l'avampiede con le mani, e andiamo a distendere piano piano le gambe fin tanto che riesci. Quindi se non riesci a distenderle del tutto va bene uguale, quindi fermati un pochettino prima, ti fermi fin dove senti tirare appunto le gambe e va bene così. Rilassa la testa, inspiro e cerco di distendere un pochettino di più ogni volta che lasci uscire l'aria, eh? Quindi in questo modo qua. Ok. Il nostro prossimo esercizio invece prevede un esercizio con la schiena a terra, quindi andiamo giù, portiamo la schiena bene aderente a terra. Da qui andiamo ad accavallare una gamba sull'altra e andiamo ad afferrare la tibia, quindi lo stinco della gamba sotto. Tiriamo bene verso di noi e sentiremo proprio il gluteo della gamba accavallata sopra che inizia a tirare. Questo è un ottimo esercizio anche in caso di sciatica, ok? Quindi questo, sempre fuori aria, mi raccomando, la nuca non guarda dietro, ma sempre in autoallungamento. Allungo, cerco di tirare. Sempre 30 secondi, cambio gamba e 30 secondi. Prossimo esercizio, appoggio un piede a terra, distendo una gamba in alto, prenderò la caviglia. Da qui, se non riesci a distendere la gamba, non c'è nessun problema, la tieni leggermente flessa. L'importante è che se puoi il piede sia a martello, in modo proprio da distendere tutta la catena posteriore, quindi il tuo polpaccio, zona dietro il ginocchio e il femorale. Quindi da qui cerco di allungare, occhio alla testa che non faccia questo, e di spingere il tallone bene in alto. Ok? Sempre 30 secondi. E di qua sempre 30 secondi. Già questo esercizio, mantenendo le gambe verso l'alto, ti aiuterà quindi nella circolazione, nel ritorno venoso.
L'ultimo esercizio andiamo a fare una squadra Bézier. Allora, l'ideale è che adesso io non ho una parete per motivi insomma organizzativi, ma è che tu vada ad appoggiare le gambe ad una parete, altrimenti puoi anche mettere le mani e cercare di andare a tirare in questo modo. Ovviamente sarà più difficile perché ovviamente il gluteo si alza, quindi un po' più difficile. Un'alternativa valida è mettere un asciugamano come farò io adesso. Quindi da qui metti un asciugamano sulla pianta del piede, metti i gomiti appoggiati a terra e da qui cerchi di distendere le gambe. Chiaramente poi i gomiti si alzeranno e cercherò di distendere il più possibile. Lo puoi fare anche con un elastico, perfetto anche con un elastico. L'importante è che non scendi in avanti perché altrimenti la tua schiena si va ad inarcare, né scendi all'indietro perché altrimenti si alza il sacro, mentre diciamo l'osso sacro, quindi tutta la tua schiena, deve stare bene aderente a terra, ok? Quindi sempre 30 secondi, sempre attenzione alla testa che non vada dietro. Poi scendo, rilasso e recupero. Come vedi è una sequenza veramente rapida, quindi ci vorranno 5 minuti al giorno. Quindi il mio famoso libro che qui dico 5 minuti al giorno è proprio per questo, perché 5 minuti sono sufficienti ad andare a detensionare la muscolatura delle gambe e anche in questo caso della schiena. Mi raccomando, ricorda che lo stretching è fondamentale per stare in salute, sia che fai sport sia che non ne fai. Se vuoi un programma personalizzato, scrivimi a info@yourpersonaltrainer.it. A presto, ciao!